L'obiettivo di Rio è sicuramente la medaglia. È un obiettivo ambizioso perché non ci sono giocatori materasso, sono tutti forti. Lo dimostrano i risultati di questo torneo, degli scorsi europei. Quindi tutti i giocatori possono ribaltare il pronostico. Anch'io non sono tra i primi della classe e spero proprio di far questo, di ribaltare il pronostico e raggiungere un obiettivo, come dicevo prima, ambizioso, ma che voglio con tutto il cuore. Per quanto riguarda questa seconda partecipazione, è stato un obiettivo su cui ho lavorato in tutti questi anni, cioè già da quando sono ritornato da Londra, con un bottino direi assolutamente magro, e quindi ho intensificato gli allenamenti, l'impegno, al fine di riqualificarmi e avere di nuovo la possibilità di giocare ad un livello migliore, con prestazioni diciamo così migliori di quanto non avessi fatto appunto a Londra. Allora, le sessioni di allenamento al tavolo durano in genere due ore e mezza. Poi faccio delle sessioni di soli servizi, che possono durare un'ora e mezza, a seconda del tempo che ho a disposizione, e in più un po' di preparazione atletica, elastici, pesi, che si andranno intensificando di qui in avanti. Quindi insomma l'impegno è notevole, tant'è che proprio da inizio gennaio ho fatto richiesta di lavorare part time, e quindi ho rinunciato al tempo pieno e sono passato al part time, in modo tale da avere tutto il pomeriggio a disposizione per lavorare, per giocare e per allenarmi. Allora, colui che mi ha introdotto in questo mondo è il mio coach dal 2006, è Giovanni Brutomesso, è il mio primo fan insieme ai familiari naturalmente, ed è colui che mi ha diciamo gestito, curato, che diciamo mi ha insegnato tutto quello che so e che mi ha permesso di raggiungere i risultati che ho avuto finora, medaglie a livello europeo, a livello mondiale, in tanti tornei internazionali di un certo valore. Beh, mi sarei occupato di ambiente, cosa che faccio con il mio lavoro.